è una scelta precisa mia e della famiglia di tornare ecco, ad una normalità più giusta, più adeguata e quindi senza andare a oltranza dal punto di vista patrimoniale, perché se ti dicessi quanto è stata la mia perdita in questa stagione ci rimarresti male tu al posto mio. Ma quindi in sostanza cederà? Ma se ci sarà un presidente con la voglia di fare il meglio del sottoscritto, ovviamente quello che ho detto lo faccio. Altrimenti andrà avanti Paris. Ma non più illimitatamente, quindi budget fisso da parte mia e quindi senza più rovinarmi, perché effettivamente l'impresa calcio gestita come la gestisci senza un limite è ovviamente un qualcosa che non può funzionare per il bene di un'azienda. E quindi è chiaro che sarà invece d'ora in avanti, qualora non venisse acquistata nei prossimi 30 giorni, sarà una società di amici, tanto che è stato creato un gruppo che si chiama Z nel cuore, fatta da imprenditori avezzanesi e marsicani, tranne qualcuno di fuori come Renato Ventresca, che chiaramente daranno il loro contributo, la loro quota. Questo sistema dell'azionariato non fa altro che rendere l'Avezzano Calcio più forte a prescindere dal sottoscritto, tanto che la volontà mia è quella che il 23 prossimo venga nominato un altro presidente. Posso anche rimanere il patron, ma non più il presidente. Questo è un motivo per me essenziale, perché avere un altro imprenditore che scelga di fare il presidente dell'Avezzano Calcio, anche dal punto di vista federale, mi consentirà di avere un minor carico di responsabilità, anche se poi ecco, dal punto di vista di quello che è il principio del pagare le tasse e affrontare debiti e crediti potrei ecco, continuare a essere il timoniere. Però se dovesse accadere che sia nella cessione sia ecco, di un nuovo presidente dal 23 maggio, io sicuramente continuerò a dare un apporto importante con un rapporto sia di socio che come main sponsor al club.